Sembra una fatalità, ma non lo è affatto, perché qui c'entrano gli uomini e come c'entrano gli uomini. Ma il Vesuvio è diventato, come dice, sempre simbolo di distruzione. E lo ricordava anche Leopardi quando lo chiamava lo sterminator Vesevo. Brucia il Vesuvio e brucia tutta la Campania. Un resoconto di quello che sta succedendo nella nostra regione è venuto ieri da un collega bravissimo, il quale ha descritto con una puntualità straordinaria quello che sta succedendo sulle pendici del vulcano. Questo collega si chiama Jim Cuomo ed è praticamente una firma illustre del Corriere del Mezzogiorno. Ecco, Jim, tu dovresti essere in linea e la prima domanda è questa: qual è la situazione al momento, a quello che ti risulta? La situazione al momento, naturalmente, dopo innanzitutto saluto te, saluto chi ci sta seguendo. E la situazione al momento è relativamente migliorata rispetto, insomma, al picco che c'è stato tra ieri e l'altro ieri. Però non si può dire che ormai tutto sia sotto controllo e che l'emergenza sia già soltanto un ricordo. È stato gli episodi a cui abbiamo assistito in questi giorni sono stati estremamente gravi. Io non ne ho memoria diretta, eppure insomma i miei 50 anni li ho, quindi ma non ricordo di aver mai visto, insomma, il Vesuvio veramente ammantato di fumo come lo è stato ieri e l'altro ieri. Uno spettacolo veramente allucinante. Poi sono stato anche in alcuni dei posti dove la crisi era più evidente, più forte. Veramente uno spettacolo Senti, da paura, ecco. Jim, Veramente da paura. senti, volevo sapere questo. È disastro ambientale, come si dice, ed è arrivato l'esercito promesso dal ministro dell'Ambiente che dovrebbe supportare lo sforzo dei vigili del fuoco e degli altri, e dei volontari che si battono contro le fiamme sulle pendici del vulcano. No, sull'utilizzo dell'esercito anche per operazioni di altro genere, per esempio di presidio del territorio, funzione di contrasto alla criminalità organizzata, c'è sempre stato questo equivoco. Cioè, l'esercito sì, va lì per sorvegliare, insomma, certamente non è che potrà spegnere, insomma, gli incendi. Del resto il Vesuvio, ma non solo il Vesuvio, perché parliamo del Vesuvio come epicentro della crisi. Anche in Irpinia, appunto, ci sono stati episodi molto gravi, anche nel Salernitano, anche nel Casertano, nel Beneventano, quindi un po' tutta la regione è stata interessata da questi episodi. E stavo dicendo, alla fine il Vesuvio è un'entità talmente vasta, talmente grande, che veramente operare il controllo, insomma, contro questi piromani è una cosa estremamente difficile. Secondo me noi dovremmo dare una risposta precisa a questa domanda: perché è successo? Perché queste persone sono ricorse, diciamo, a questi atti così estremi e così barbarici? Se non daremo, ecco, se non troviamo il movente, è la stessa cosa per un omicidio, cioè se non si riesce a trovare il movente, probabilmente non si riesce neanche a risalire all'assassino. E la stessa cosa, secondo me, si impone in queste. Bisogna capire
se c'è una volontà di intimidire lo Stato, magari per una politica anti-abusivismo, se per caso ci sono delle persone che hanno interesse a una riforestazione delle aree danneggiate, bruciate, se ci sono altri interessi economici che in questo momento non mi vengono in mente. Secondo me lo sforzo va fatto in queste ore proprio per individuare la causa dei roghi che ci sono stati. Sì. Senti, ho letto stamattina che in pratica 70 ettari di boschi e pinete sono, come dire, andate in fumo. E accanto, diciamo, a Rogo Maggiore sono andate in fumo anche molte discariche appartenenti al clan, discariche con i rifiuti. E l'aria è maleodorante. Il vostro giornale, il tuo giornale, sì, ha dato notizia anche di polveri sottili che sono fuori controllo, sì, da, diciamo, da fino a Torre Annunziata. Ecco, se questo è il quadro, e mi sembra un quadro molto pesante, le tre inchieste aperte dalla Procura, secondo te dove vanno a parare? Cioè, tiriamo fuori subito i responsabili di questo disastro. Dove vanno reperiti? Dove vanno trovati? Questo lo stavo dicendo appunto prima. La chiave di tutto è proprio questa: capire chi sono i responsabili, chi ha interesse a usare una discarica. Poi bisogna capire se la discarica va in fumo perché si trova sul Vesuvio, e sul Vesuvio ce ne stanno tante. Le strade di accesso alla cima, che sono tantissime, oltre a quella principale naturalmente, ma sono disseminate di rifiuti, di rottami, cioè veramente il Vesuvio, dispiace dirlo perché poi si tratta di un parco nazionale, quindi dovrebbe essere un'oasi ambientale particolarmente protetta, ma il Vesuvio è un'enorme discarica, quindi io non so se c'è una volontà precisa di bruciare la discarica o se la discarica brucia nel momento in cui senti, vengono appiccate le fiamme, non lo so, perciò c'è la Procura che indaga, onestamente non riesco a sbilanciarmi in un senso o nell'altro. Quello che posso dirti, ecco, proprio in diretta, mi chiedevi la situazione, io sto in questo momento percorrendo proprio l'autostrada Salerno-Napoli, in direzione di Napoli, e mi trovo all'altezza, diciamo, di Torre Annunziata. In questo momento il Vesuvio non ci vede, è come se fosse avvolto in una nebbia. Okay. Non mi sembra di vedere particolari roghi, però comunque insomma la montagna. Senti Gimeno, ti vorrei fare l'ultima domanda. Sì. Vorrei fare, che è questa: i volontari, sì, hanno dichiarato sconsolatamente, sì, qui non ci sono né competenze né uomini e né mezzi. È una diagnosi di una drammaticità unica. Te, sì, la senti di sottoscrivere fino a questo punto la Sento di sottoscrivere le seconde, la seconda e la terza delle affermazioni. Cioè non ci sono uomini e non ci sono mezzi. Non ci sono competenze, è un fatto un po' relativo. Quando mancano i mezzi, quando mancano le persone, non si può far fronte a un'emergenza
dico qui basta portata. Un pensiero, se mi dai l'opportunità di esprimerlo, un pensiero di enorme gratitudine va a tutti quelli che hanno e stanno ancora lavorando in queste ore per far rientrare l'emergenza, in particolar modo ai vigili del fuoco, che come sempre sono i più esposti. Io penso a questi vigili del fuoco, magari anche le stesse persone che la scorsa settimana si sono trovati a Torre Annunziata a scavare tra le macerie del palazzo crollato in rampa annunziante. E magari alcuni di quegli uomini poi sono stati con turni veramente insopportabili a cercare di domare le fiamme sul Vesuvio o in qualche altro posto della Campania. Veramente bravi, insomma, meno male che in Campania, ma in tutta Italia, insomma, ci sono ancora persone che per quattro soldi fanno il loro dovere in questo modo. Ok, ti ringrazio moltissimo per questo quadro dettagliato della situazione e ti auguro ovviamente buon lavoro. Grazie, sempre disponibile, alla prossima, grazie.